rapita, svestita brutalmente, poi lapidata ed arsa viva. Addirittura, mentre mi svestivano, mi guardavano con occhi maliziosi, mi toccavano il corpo come se non avessero mai visto un corpo femminile. Questi uomini sostenevano di rispettare la parola di Dio seguendo gli ordini del vescovo Cirillo, che commissionò il mio omicidio per sola invidia. Questi uomini mi hanno trucidata senza mettere in discussione nemmeno per un istante gli ordini del vescovo. Possono definirsi uomini delle persone che eseguono un ordine senza interrogarsi sulla sua legittimità? Il pensiero è ciò che distingue un uomo dalle altre creature viventi. Il pensiero deriva da un termine latino, pensum, ed indica la quantità di lana pesata per il compito delle schiave filatrici. Se noi tutti imparassimo a pesare le parole, i pensieri e le azioni, potremmo essere i capitani della nostra barca e forse ci sarebbero meno vescovi come Cirillo al mondo. Vivremmo sicuramente in un mondo migliore, dove si potrebbe scegliere in autonomia quale credo professare e in quale idea politica credere. Nella vita terrestre ero una scienziata, una filosofa, un astrologo ed una matematica. La cosa della quale vado più fiera è l'aver svolto il mestiere di insegnante. Avevo un gran desiderio di condividere tutto il mio sapere con chiunque fosse interessato. I dibattiti tra i miei studenti sollevavano un caos di idee straordinario. Si parlava di astri, di amore e di tante altre cose che ci facevano viaggiare con il pensiero. Si poteva respirare la libertà. E poco importava se eri un ebreo o un cristiano o se la tua pelle era chiara o era scura. Non esisteva niente di più bello e puro. Gli unici requisiti necessari erano la curiosità ed una mente critica. La curiosità per avere il costante impulso di scoprire, conoscere ed allargare gli orizzonti. Ognuno dei miei studenti imparava a mettere in discussione ogni cosa. Come me, erano liberi, liberi di essere, di pensare e di cercare la propria narrazione delle cose. Non mi sposai mai perché mi sentivo già sposata. Alla verità, e mai l'avrei potuta tradire con un uomo, non perché li disprezzassi, ma perché sentivo un tale slancio verso la conoscenza che mai avrei potuto dedicarmi a qualcosa di diverso. Il fatto di essere una donna in mezzo a soli uomini non mi ha mai intimorito. Meritavo di essere ascoltata almeno quanto loro. Vedevo il timore quasi reverenziale ed il rispetto che le persone provavano per me. Riuscivo a partecipare attivamente alla vita politica della città e ne influenzavo le scelte giorno per giorno. Era un privilegio immenso per il quale avevo combattuto ogni giorno della mia vita. Se non fossi stata ostacolata dalle autorità religiose, avrei accolto tra le mura delle città anche le donne. Una fusione di generi, di religioni e di origini diverse avrebbero inondato la scuola. Che bello. In ogni caso, sento di aver fatto la mia parte. Non piegatevi mai al volere o al pensiero altrui solo perché vi sembra l'unica via percorribile. Questa è una forma di pigrizia e di inettitudine che un cervello come quello umano ha il dovere di contrastare e di rifiutare. Siete piuttosto una mente lucida e libera che si interroga e mette in discussione ogni cosa. Incoraggiate il prossimo a fare lo stesso e siate fratelli, indipendentemente dal vostro colore, razza, religione e dal vostro genere. Coraggio
è il prezzo che la vita esige per garantirci la pace interiore. L'anima che non sa questo, non sa liberarsi dalle piccole cose. Non conosce la livida solitudine della paura, né l'altezza della montagna dalla quale si prova l'amaro piacere di ascoltare il rumore delle ali. Come può la vita garantirci il dono di vivere, di ricompensarci delle deprimenti abiezioni, dei grandi odi, se non assecondiamo l'imperativo dell'anima? Ogni volta che facciamo una scelta, la paghiamo con il coraggio di guardare un brutto giorno e di considerarlo bello. Io sono Amelia Earhart e credo in questo. Sono nata il 24 luglio 1897. All'età di 23 anni mi recai insieme a mio padre ad un raduno aeronautico a Long Beach, in California, e per la prima volta salì a bordo di un biplano per un giro turistico di 10 minuti sopra Los Angeles. Certo, gli aeronauti mi affascinavano, ma fidatevi, non avevo idea di cosa mi attendeva lassù. Una volta salita, fu come entrare in una bolla. Sentivo il biplano andare, sì, ma non era quello ciò su cui concentravo la mia attenzione. E nemmeno a Los Angeles, no. Mi concentrai sulla sensazione di libertà che provavo. Lì non importava nessuno chi fossi, come fossi vestita o come mi comportassi. Ero io. E l'unico obiettivo era andare avanti, superare confini, fendere l'aria. Quando scesi, non l'avevo mica vista Los Angeles. Ma sapevo che nella vita avrei fatto quello. Avrei continuato a sentirmi libera, ad abbattere confini e a fendere l'aria. Un anno dopo, grazie all'aiuto di mia madre, riuscii a comprare il mio primo biplano. Il Canarino. Non era un granché, intendiamoci, ma rappresentava la mia indipendenza. Perciò per me era bellissimo. Di lì in poi fu come scivolare negli eventi trasportata da un fiume in piena. Stabilì il mio primo record femminile. Fui la prima donna ad attraversare l'Atlantico, poi il Pacifico, poi la prima a farlo in solitaria, la prima a stabilire un record d'altitudine e infine la prima ad attraversare gli Stati Uniti senza scalo. Ma sapevo che avrei potuto fare di più, superare me stessa, riuscire dove altri avevano fallito e realizzare un sogno, il mio sogno. È per questo che oggi sono qui. Sono qui per annunciarvi che dopo anni di calcoli, tentativi, fallimenti, e di nuovo calcoli, prove e fallimenti, presto partirò per il giro del mondo in aeroplano. So che c'è qualcuno di voi che sta per dirlo. Lady Lindy, ma è sicura? Ha fatto bene i calcoli? È consapevole dei rischi? Potrebbe rimanerci secca? Non vi biasimo. Ma la mia risposta sarà sempre e comunque sì, come non lo sono mai stata. Sono consapevole dei rischi che corro. Voglio farlo perché voglio farlo. Le donne devono tentare di compiere le stesse imprese che hanno tentato gli uomini. Se falliscono, il loro fallimento servirà come sfida per altre donne. Perché la cosa più difficile, più complicata, è la decisione iniziale di agire. Il resto è solo tenacia. Io so di avere questa tenacia, perciò arrivederci. Ci vediamo quando avrò fatto il giro del mondo. Ah, grazie.
18 novembre 1999. Oggi ho lasciato la Camera, il mio teatro e la mia arena per 51 anni, 13 dei quali come presidente. Tutta la mia vita tra le poltrone di Montecitorio. Il mio unico amore, le mie lotte, le mie vittorie, i miei compagni, anche i miei avversari. Mi hanno definita coraggiosa, decisa, d'acciaio. Mi hanno chiamata santa, adultera, compagna. Troppo spesso si sono dimenticati di chiamarmi donna. Troppo spesso non hanno fatto altro che chiamarmi donna. Proclamo eletto presidente della Camera l'onorevole Leonilde Iotti. Proclamo eletto. Eletto. Quando Scalfaro nel 79 annunciò con queste parole la mia elezione come prima donna presidente della Camera, mi sono sentita l'eccezione e ho voluto vivere tutto questo come qualcosa che andasse oltre la mia persona, significando un cambiamento per tutte le donne italiane che vivevano in una gabbia, costrette da secoli di voci inascoltate. Io, Nilde, Leonilde, nata a Reggio Emilia nell'aprile del 1920, quando mia madre era solo una casalinga cattolica e mio padre un ferroviere di sinistra. Io speravo in un futuro diverso, sapevo che lo studio era l'unica arma di cui potessi servirmi contro di loro. Loro erano i fascisti. Mio padre diceva, meglio con i preti che con le camicie nere. Così studiai alla cattolica e mi porto appresso questo marchio da sempre. Ma il dualismo tra ideologia e religione presente nelle mie radici è stato determinante per il mio impegno politico. Mi sono sempre schierata dalla parte della gente quando potevo farlo. Mi sono schierata contro la Chiesa quando era necessario. Ho combattuto per quelle questioni sociali che stavano a cuore al popolo, alle donne, a chi credeva e a chi non credeva nemmeno nel futuro. E a quelle ragazze che non credevano nel futuro perché il loro destino era già stato scritto, si sarebbero sposate e avrebbero perso tutto, anche il cognome. A quelle ragazze ho dimostrato che scegliere e combattere per qualcosa non significa rinunciare al sentimento. Dicevano, le donne sono emotive, non hanno la fermezza e la razionalità che abbiamo noi maschi. Ma la verità è un'altra. Noi donne abbiamo una razionalità profonda, diversa, e la capacità di capire gli altri come noi capiamo noi stesse. Partoriamo idee, non solo figli. La gente, anche quelli del mio partito, pensava che dicessi ciò che dicevo perché l'avevo sentito dire da lui, da Togliatti. Proprio lui, l'unico che mi abbia mai amata, l'unico che stimava il mio pensiero, che mi stava veramente a sentire, mentre per gli altri parlavo solo per sentito dire, non perché era prodotto del mio pensiero. E io ho lottato per essere quella che sono, con il mio nome e cognome, con i miei meriti. Volevo un'Italia in cui tutti potessimo amare, lavorare, crescere. Volevo un'Italia in cui la Chiesa mantenesse un ruolo e lo Stato un altro. Volevo dare alle donne l'opportunità di scegliere e volevo dare loro i mezzi per farlo. Nel 74 sapevo che avremmo vinto il referendum, che la legge sul divorzio non sarebbe stata abrogata, anche se le donne erano cattoliche. Le donne sapevano che noi, comunisti e progressisti, noi, uomini e donne, avevamo lavorato per loro, per liberarle da una forma di schiavitù, lontani dai dogmi di una chiesa troppo distante dalla realtà. La politica è ascoltare le ragioni degli altri, assumersi delle responsabilità, anche quelle che derivano dai sentimenti. La politica è trovare un accordo, lavorare insieme, uomini e donne. Finché al mondo ci saranno donne e uomini, sarà necessario ricordare che le forze di entrambi sono utili per un progresso. Le donne offrono opportunità e libertà nuove, nuove solo perché non gli si è mai dato spazio. E adesso che me ne sto andando dalla Camera e da questo mondo, mi piace pensare che dopo di me non sarà più strano vedere una donna ricoprire una carica importante e che si potrà finalmente dire eletta. Thank you.
mi chiamo Benazir Bhutto e sono nata e cresciuta in Pakistan. La mia famiglia ha la politica nel suo DNA. Mio nonno era il leader del movimento indipendentista del Pakistan e mio papà è stato primo ministro. Grazie a loro ho avuto diverse opportunità nella mia vita. Dopo aver finito gli studi intermedi in Pakistan, mi sono trasferita prima negli Stati Uniti e poi in Inghilterra per terminare la mia formazione. Non avevo neanche 20 anni quando mio papà mi prese con lui come suo assistente. Politica e morte. Due elementi tristemente collegati nella mia vita. Mio papà fu deposto tramite un colpo di stato militare e subito dopo fu condannato alla pena di morte, per impiccagione. Ricordo quel giorno con tanta angoscia, ma non potevo mollare e dovevo continuare a combattere per mio papà e per i nostri ideali. Subito dopo la sua esecuzione, io fui relegata agli arresti domiciliari. Era il 1981, lo ricordo nitidamente, quando finii in una cella di isolamento sordida in una galera del Sindh. Avevo i capelli cotti e secchi e rammento le notti con gli scarafaggi, le punture dei ragni e delle formiche rosse che arrivavano fin sotto al lenzuolo. Finalmente nel 1984 riuscì ad ottenere l'espatrio e così fui in grado di raggiungere Londra. Ma la mia non era una fuga, anzi era l'inizio della mia rivincita. Due anni dopo tornai in Pakistan per guidare il Partito Popolare Pakistano fondato da mio papà. E nel 1988 morì il capo di Stato che lo aveva destituito. Alle elezioni, tenutesi due mesi dopo, il mio partito vinse con il 40% dei voti. Fu un'emozione incredibile, una scarica di adrenalina pura, di felicità inimmaginabile. Ero così fiera di me stessa, sentivo di poter onorare mio padre, di poter onorare mio nonno. Volevo instaurare un governo di tipo democratico e combattere ogni tipo di estremismo. Volevo dare importanza alla giustizia sociale, perché tutti, bambini, donne, sciiti, tutti devono avere pari diritti. Il mio governo durò poco, solo 20 mesi, eppure è divenuto un simbolo. Politica e morte. Entrambi i miei fratelli furono uccisi, uno tramite avvelenamento e uno durante un attentato. Questi atti atroci fecero crescere in me odio, bisogno di riscatto e rancore. Ma nel 93 il mio partito vinse di nuovo le elezioni e io ritornai a coprire la carica di premier. In quel momento il mio cuore brulicava di soddisfazione perché tutti i miei sacrifici erano stati ripagati e il mio riscatto era compiuto. Purtroppo, 3 anni dopo fui accusata di corruzione. Queste accuse gravarono anche su mio marito. Fui costretta a 8 anni di esilio volontario che trascorsi tra Londra e Dubai. Nel 2007 finalmente feci il ritorno in patria per prepararmi alle elezioni del 2008. Ricordo l'inizio della mattinata. Non poteva esserci giornata migliore. Eppure la giornata cambiò radicalmente quando, arrivata in aeroporto, dopo aver salutato la folla dei sostenitori, ci fu un attentato. Uccise 138 persone e ne ferì 600. Rammento ciò con tale rabbia che solo il pensiero... Io fortunatamente rimasi illesa, ma i miei poveri cittadini, loro no. Loro morirono solo perché stavano salutando me, la persona che loro pensavano essere la guida migliore per il loro paese. Ed ecco che arrivò il mio turno. Mentirei se vi dicessi che non avevo mai tenuto in considerazione un attentato nei miei confronti. Purtroppo si sa che nel mio paese la violenza è all'ordine del giorno. La morte mi colpì il 27 dicembre 2007, durante un ulteriore attacco suicida avvenuto al termine di un mio comizio. Ero così carica per le imminenti elezioni, sentivo che mi stavo riscattando, che stavo riscattando il ricordo della mia famiglia e di tutte le donne. E invece i militanti islamici scrivevano e distribuivano opuscoli su cui c'era scritto che era un dovere dei musulmani credenti ammazzarmi, perché in qualità di donna avevo usurpato il posto di un uomo. Eppure io ancora oggi sono ricordata, sono divenuta un simbolo. La crudeltà non paga. Quando l'uomo lo capirà, sarà in grado di evitare molti conflitti inutili.
Non mollate, non cedete e non abbiate paura di dimostrare chi siete. Non permettete a nessuno, di mettervi i piedi in testa, di farvela chinare. Io sono morta. Avevo solo 54 anni e sono stata uccisa, pubblicamente. Se avete nobili ragioni, lottate per queste e non mollate. Mai. Non ne parlare. Questa è la frase che mi disse l'ingegnere aerospaziale a terra quando gli mandai l'avviso che nella partenza c'era un errore. Ma non un errore qualsiasi, bensì un errore mortale. Nella programmazione della navicella era stato fatto un errore nel calcolare la traiettoria e mi sarei potuta perdere per sempre nello spazio e non mettere mai più i piedi sulla Terra. Non rimasi stupita da quella decisione, anche perché a quel tempo c'era una forte competizione tra la Russia e gli americani, quando si parlava di spazio e di missioni, e gli errori e le parti negative spesso venivano taciute. Da lì a poco diventai la prima donna nello spazio, a soli 26 anni. Fui stata scelta tra altre 3 donne grazie alla mia abilità di paracadutismo, che fin da piccola era stata una mia passione, e grazie al mio diploma in ingegneria, che avevo preso grazie a dei corsi serali mentre lavoravo come sarta e stiratrice. La mia navicella era la Vostok 6, la stessa che portò per la prima volta l'uomo nello spazio. Il mio nome per il collegamento con la Terra era Gabbiano. E proprio come un uccello, volai via dalla Terra. Salivo, salivo e salendo sempre di più, mi ritrovai nello spazio, affacciata all'universo infinito. Appena capii che ero fuori dall'atmosfera terrestre, sentii un silenzio mai avvertito prima, una pace interiore che mai mi sarei potuta immaginare. Di quei momenti porto dentro di me una ricchezza inestimabile, ma fra questi c'è un'immagine ben precisa a cui sono affezionata. Chiusi gli occhi per qualche istante e quando li riaprii, la vidi. La Terra, in tutto il suo splendore, vedevo gli oceani, i continenti, le luci che illuminavano le città, cercai di capire dove mi trovassi ed ero sopra la Cina. Ero sola, in una cabina monoposto che nei 3 giorni seguenti mi fece fare 48 orbite intorno alla Terra. Eravamo solo io e l'universo. Per realizzare il fatto che ero fuori dall'atmosfera terrestre, mi ci vollero come minimo 9 giri intorno alla Terra. Ancora oggi, ripensando a quei momenti, mi sembra tutto così incredibile. Quelli sono momenti che valgono per una vita intera, non li dimenticherò mai. Dopo 72 ore, mi dissero che era giunto il momento di tornare a Terra. Io, avendo fatto 48 giri intorno alla Terra, avevo visto 48 albe e 48 tremonti e quindi avevo perso completamente il senso del tempo e non capii che erano passati già 3 giorni. E invece, eccomi lì, sul punto di lasciare quel posto magico. Il ritorno non fu facile. Un po' come la partenza, ma questa volta il problema non erano calcoli sbagliati. Era il mio stomaco. Stavo terribilmente male, la mia pancia faceva male e per la seconda volta nel giro di 3 giorni rischiavo di morire. Ma una voce dentro di me mi diceva: puoi farcela! E così, accompagnata da un pizzico di fortuna, feci un atterraggio impeccabile con il paracadute. E quando i miei piedi ritoccarono il suolo terrestre, mi sentii a casa. Ma con la mente ero ancora là, immersa nel silenzio dello spazio e nel mio cuore. La sua meraviglia regnava. Mi diedero subito il titolo di eroina. E grazie a questa missione, anche le donne iniziarono a sognare esperienze come la mia.
Non solo, le donne capirono che anche se sei una semplice sarta, puoi seguire le tue passioni e se ti impegni, potrai realizzare i tuoi desideri più profondi. Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio che l'autore del reato contragga con la persona offesa estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo e se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Questo è l'articolo a cui si è appellato Filippo. Pensava davvero di poter risolvere tutto con un matrimonio? Beh sì. Del resto lo fanno tutti, eppure, nonostante sia una consuetudine, io, vittima, non vedo normalità né giustizia in questa legge. Mi presento, sono Franca Viola, ho 17 anni e sono la prima donna in Italia ad aver rifiutato un matrimonio riparatore. È il 1966. Il prete rimase stranito quando nel confessionale non accennai alla vicenda, quando non chiesi perdono per essere stata stuprata dal mio ex fidanzato. La gente che mi guardava mentre camminavo per le strade d'Alcamo si chiedeva come mai io non provassi vergogna, perché camminassi sempre a testa alta senza cercare rifugio in veli e sciarpe. Mi dicevano tutti che se non l'avessi sposato sarei rimasta zitella e sarei stata una svergognata, ma l'onore lo perde chi le fa certe cose e non chi le subisce. Preferivo che fosse la gente a vergognarsi per me piuttosto che perdere la stima che io ho nei miei confronti. Perciò ho detto no. Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può obbligarmi ad amare una persona che non rispetto. A quanto pare, il fatto che rispettassi più me stessa che un uomo, un mafioso, era strano, a dir poco scioccante. Eppure non mi è risultato difficile rifiutarlo. A nessuno risulterebbe difficile rifiutare una persona che ti ha stuprata e tenuta prigioniera per giorni. Durante la prigionia, il pensiero più terrificante che riuscì a partorire fu quello di rimanere in quel casolare per sempre, rinchiusa con lui. E adesso mi proponevano di rendermi complice di quell'incubo mettendo una firma e di sposarlo. Il mio non è stato un gesto coraggioso. Ho fatto solo quello che mi sentivo di fare, come farebbe una donna qualsiasi. Ho ascoltato il mio cuore e il resto è venuto da sé. Non mi sarei mai aspettata un tale cambiamento. Ci speravo, quello sì. Ma chi mi erige a simbolo di emancipazione sbaglia di grosso. Il cambiamento non l'ho fatto io, ma le donne che sono scese in piazza a protestare, a rischiare la pelle, quello sì che è coraggio. Oggi, ai ragazzi, consiglio di seguire sempre i loro sentimenti. Non è difficile. Io l'ho fatto in una Sicilia molto diversa. Loro possono farlo guardando semplicemente nei loro cuori.